Ma andiamo subito a commentare la situazione di mercato in compagnia di Davide Biocchi. Buongiorno Davide, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, forse la prima vera seduta negativa di questo maggio, è corretto Davide? Diciamo di questo post elettorale, così siamo abbastanza sicuri, sicuri di non sbagliare troppo. Sì, la prima seduta che vede, diciamo, il mercato muoversi verso il basso, anche se possiamo dire con una certa incisività e insomma per quello che si può vedere finora anche con una proiezione di volumi che promettono qualcosa di interessante, anche se già ieri i volumi erano stati più alti della media, un buon 50% in più di tutte le diciamo di tutti i giorni precedenti, quindi post elettorale ieri già bello corposo, diciamo così, e comunque anche ieri con un numero di azioni in ribasso superiore a quelle in rialzo. Detto questo, diciamo che i mercati ci stanno facendo vedere, come forse avevamo anche indicato più volte, anche parlando con te, proprio questo effetto che è la combinazione tra il post dividendo e il post elezioni. Allora, secondo me bisognava aspettare questi due eventi, l'ho detto da tempo, maggio sarebbe stato un mese spartiacque. Da quello che sembra di vedere, che sembra di analizzare, tipicamente questo è un mercato che sembra un po' venduto, soprattutto diciamo anche per quei titoli che avevano dato magari aspettative, vuoi perché erano state comprate un po' per lo stacco dei dividendi, ma insomma lo vediamo anche su Fiat, che dopo sì, una prima reazione molto positiva dopo l'annuncio, insomma oggi per la terza giornata di seguito, se uno guarda il grafico ci trova una candela rossa, che piaccia o no è un po' così insomma. Ecco Davide, lo spread ieri si è innalzato appunto sulla notizia che comunque la Commissione europea avrebbe mandato questa lettera di richiamo all'Italia. Oggi lo vediamo abbastanza conservativo, ecco, se lo possiamo definire così. Quindi alla fine questa grande paura non c'è, o sbaglio? Ma in realtà bisogna anche come dire, valutare questo aspetto, cioè che lo spread ieri è salito e anche in questi ultimi giorni è un po' andato crescendo, ma in realtà ricordiamo sempre che lo spread misura il differenziale tra il rendimento del titolo Stato italiano e il Bund tedesco, e il Bund sono tre giorni che è ritornato praticamente sui massimi del 2016, siamo a un meno 0,20 di rendimento circa e è arrivato a quasi a 168 il Bund Future, quindi praticamente è arrivato su livelli che da soli giustificano l'apertura dello spread, perché la crescita è stata tale per cui si è creata ulteriore forchetta tra i due, indipendentemente dal rendimento del BTP italiano, che infatti è piuttosto stabile da questo punto di vista. Quindi quando si giudica lo spread, che tante volte l'ho detto, ha un po' un rischio implicito, perché misura è il termometro di qualcosa che però non ha uno zero stabile, lo zero è mobile, e quando succede come in questo caso che lo zero scende, tipicamente lo spread si allarga, anche se diciamo così non c'è come dire, tanto movimento sul versante BTP. In questo caso il movimento è importante sul Bund, che sono tre sedute che cresce con una certa costanza. Ecco, su Wall Street, dopo appunto la seduta di stop di lunedì scorso, abbiamo avuto queste due sedute negative, in particolar modo quella di ieri. Ecco, la perdita del livello di 2800 di S&P corrisponde più o meno ai 20.000 di FIB, corretto? Beh, diciamo che per magari una casualità, che poi non è così casuale, come, scusate il gioco di parole, abbiamo dei livelli che si avvicinano. I 2800 punti dell'S&P 500 sono a mio parere un livello assolutamente rilevante, diciamo che perdere questo livello dal punto di vista grafico ha un significato importante, e il disegno grafico che sta come dire, apparendo, che si sta come dire, palesando sull'S&P 500 non è proprio una cosa bellissima da vedere per un investitore, perché non promette, diciamo, risultati positivi a breve. Diciamo però che lunedì col Memorial Day ha un po' salvato gli americani da determinate situazioni, vedremo poi come andrà come dire, evolvendosi la seduta di oggi. Diciamo che siamo ancora in un'area di congestione, perché comunque siamo nei pressi dei minimi, diciamo così, dello scorso mese di marzo, da cui il mercato reagì,
quest'ultimo baluardo, altrimenti aprirebbe scenari ancora più ribassisti, però evidentemente dobbiamo stare a vedere. Euro-dollaro invece non sembra essere avulso da tutte quante queste questioni, diciamo, macro. Beh, perché in realtà io credo che questi temi macro non abbiano poi di fatto così spostato l'asticella su un cambio che è, come dire, vede il dollaro più forte da alcuni mesi a questa parte. Direi in tutto il 2019 noi potremmo ingabbiare, diciamo così, l'andamento del cambio euro-dollaro in un trend lateral ribassista, comunque fatto di minimi e massimi decrescenti, ok? Quindi un vero e proprio trend ribassista. Bisogna però dire che in tutto il mese di maggio, diciamo, la volatilità del cambio è andata ulteriormente riducendosi, e che a questo punto quello che noi prima vedevamo come livello spartiacque come 1,12, adesso si è abbassato questo livello intorno all'1,11. Ora il supporto più vicino, il supporto che ha tenuto già praticamente in un paio di occasioni, di cui l'ultima la scorsa settimana, sta intorno all'1,11, al valore di 1,11, scusate. Quindi è quello il livello che dobbiamo osservare? Secondo me sì, a livello di supporto. Evidentemente poi scenari a rialzo se ne possono aprire tanti, ma ci vorrebbe una reazione che per ora sull'euro-dollaro non si vede. Questa settimana il focus si è spostato dal petrolio, sembrano essere più argomento in trend? Beh, in realtà diciamo che possiamo dire si è spostato, nel senso che la settimana scorsa noi abbiamo avuto un paio di sedute veramente incisive, di quelle che sì, una commodity col petrolio ogni tanto sa riservare nel bene e nel male, con un prezzo del greggio che da $63 e spiccioli al barile è sceso abbondantemente sotto la soglia dei 60, arrivando fino a 58. Però anche la seduta di oggi, dopo tre sedute interlocutorie, non promette bene, perché siamo di nuovo sui minimi, siamo intorno a quei 57,40 che sono un po' il supporto anche su cui c'è stata reazione nelle sedute precedenti, ma questa volta il mercato sembra esserci arrivato con un po' più di cattiveria. Bene Davide, come sempre grazie. Vogliamo ricordare anche ai telespettatori che possono rivedere il webinar di ieri sulle opzioni. Certo, ieri abbiamo fatto un bel webinar sulle opzioni assieme a Giovanni Borsi e ad Andrea Messa, che è, diciamo, la persona in diretta, è stata progettista, architetto di tutto questa nuova piattaforma, ovviamente utilizzabile gratuitamente. Il webinar è su YouTube, sul canale di diretta, lo può vedere chiunque, è già stato visto da migliaio e oltre di persone, quindi è un video molto visto, insomma, se lo volete guardare non può che farci piacere. Grazie Davide, alla prossima. Grazie, un saluto ai telespettatori.